E poi te lo dicono con quella vocina che fa una cosa che in tuo stomaco, dice no, veramente guarda, cioè scusami, non me era mai capitato. E noi donne che abbiamo il corpo calloso, sviluppato e sensibile, il senso materno, in quel momento noi li vogliamo accudire, signora, dice vabbè, non ti preoccupare, guarda, non fa niente, veramente, guarda, lo stai a dire, non fa niente, magari sarà qualcosa che hai mangiato. Guarda, veramente non fa niente, quante volte te l'hanno detto? E invece fai come? Dai, te l'ha struzzato, perché una donna in quel momento pensa che sia di perché mi doveva capitare proprio a me questo, mannaggia miseria. Il bello e il cattivo tempo, stasera siamo entrati di soppiatto nel Carmelino qui al Teatro dei Satiri per salutare Barbara Foria. Buonasera, ciao. Con il piacere è tutto mio anche di averti qui, che sei entrato di soppiatto, e come si dice a Napoli, entri, diciamo, tra sei sicca e poi ti fai piatta. Così, allora, questo spettacolo che ormai è, diciamo, all'ennesima replica, X replica, sì. Quanto tempo è? Non lo so, ho fatto 2 anni, sono stata un mese nella sala piccola una volta che ha decretato il successo di questo spettacolo, e poi l'anno dopo pure siamo stati un paio di settimane nella saletta piccola del Teatro dei Satiri, invece quest'anno sono passata di grado, ho avuto una promozione nella sala grande, facciamo un concentrato, 5 giorni concentrato per permettere a chi non l'ha visto di vederlo e magari chi l'ha visto di ritornare a guardarlo. E oltretutto per dare una possibilità a chi proprio non vuole andare a vedere il Festival di Sanremo, certo, di venire qua. Io sono l'alternativa a Sanremo e all'occasione posso anche cantare. E c'è una costa lacrima st'America, a noi napoletana. Maria Nazionale già è stata. Oppure, no, qualche altra canzone. Se volete cantiamo, era l'alternativa, no? Il piacere è tutto mio. Per chi ancora non l'ha visto, di che cosa tratta? Allora, il piacere è tutto mio, parlo dei piaceri delle donne. È un excursus, proprio un viaggio all'interno dei piaceri femminili, che comportano quindi sicuramente anche quelli maschili, perché sono complementari, e dalla preistoria fino ai giorni d'oggi racconto quindi dei piaceri delle donne e quanto siamo diversi con l'essere maschio, quindi un poco sono i miei temi, però questo è uno spettacolo di cui sono veramente orgogliosa e fiera, perché è bello e fa ridere, cioè è bello. C'è, è un caso che è proprio la settimana di San Valentino. No, è stato voluto, infatti volevamo fare anche una sorta di promozione di invitare gli uomini a casa, prima di portare a cena le proprie donne, di portarle prima a teatro, così per fare una cosa creativa, per fare una cosa un po' più carina. Quindi volevamo parlare nella settimana dell'amore, poi è arrivato Conte, ha messo Sanremo e ha rovinato tutto questo, però comunque va benissimo, perché credo che non tutti guardino il festival, c'è gente che esce a prescindere, e c'è un ragazzino che è un mio grande fan, carino, ma piccolo, che già l'anno scorso è venuto a vedere il mio spettacolo e quest'anno mi ha mandato un messaggio su Facebook e mi ha detto che ritornerà sabato e viene dall'Abruzzo, pensa te. Quindi lo aspetto, ecco, io passerò il mio San Valentino con lui, avrà 8 anni. Niente male. No, direi proprio di noi, anzi. Viste le prospettive. Certo, meglio che uno di 88. E quindi, allora, intanto ringraziamo Barbara Foria, che tra l'altro, ci tengo a dire, quasi un anno fa è stata la nostra prima recensione. E dai, ci portato, fortuna! Sì, non è molto di più, perché ormai il blog cammina da sé, quindi un grazie. Grazie a voi. Cosa. Noi siamo qui al Teatro dei Satiri con Barbara Foria da stasera, che fino al 15, dall'11 al 15 febbraio, la domenica è alle 18, altrimenti tutte le sere alle 21. Cioè, come si apre il sipario dell'Ariston, si apre anche il sipario dei Satiri. In diretta concorrenza, vinciamo noi. Forza.